Mi chiamo Marco Battaglia, sono professore associato di psicopatologia dello sviluppo all'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano. Mi occupo dello studio dei fattori genetici e estrogenetici che possono condizionare la probabilità di ammalare di alcuni comportamenti abnormi in età di sviluppo. Il termine epigenetica indica la possibilità che alcune variazioni di espressione del genoma vengano trasmesse da una generazione all'altra. I meccanismi attraverso i quali l'epigenetica può avere luogo però sono molteplici. Alcuni meccanismi classici, per esempio, fanno sì che le porzioni di DNA che siano accessibili o non accessibili a essere lette variano in virtù di alcuni elementi, per esempio possono essere anche elementi di natura ormonale o ambientale, tale per cui la quantità di espressione dello stesso gene può effettivamente variare nel tempo. È diventato un po' un termine ombrello sotto al quale vengono identificati molteplici meccanismi, alcuni dei quali si iniziano appena a comprendere, ma che aprono ovviamente una frontiera nuova, potenzialmente molto interessante alla ricerca. È anche interessante ricordare che la persona che ha inventato il termine, che era Conrad Wonnington nei primi anni 40, ha inventato il termine quando la struttura del DNA era lungi dall'essere stata ancora svelata. Per cui c'è stato qualcuno che ha in qualche modo preconizzato dei meccanismi biologici fondamentali che oggi studiamo, prima ancora che qualcun altro avesse svelato la struttura del DNA. E magari uno potrebbe anche pensare che forse proprio perché nessuno aveva ancora trovato la struttura del DNA, che naturalmente ha generato una serie di dogmi, qualcuno è riuscito ad avere un'idea così antidogmatica prima del tempo. Dunque, questa è solo un'ipotesi. L'epigenetica può essere davvero uno strumento di comprensione fondamentale per tutte le differenze nel comportamento, incluso le differenze estreme che rientrano nel novero delle malattie mentali, perché in qualche modo mette in relazione quella che è la componente genetica a quella che è la componente ambientale. Sappiamo che tendenzialmente le differenze individuali per il comportamento sono in parte determinate da fattori genetici che finora sono stati studiati con approcci classici, in parte da fattori ambientali. Bene, può essere che lo studio epigenetica agisca proprio da cerniera nello svelarci come gene ambiente, a questo punto si mettono in relazione specifica nel determinare diverse espressioni a seconda di pressioni ambientali diverse e soprattutto se questa espressione alterata, epigenetica, può essere trasmessa da una generazione all'altra, che è un meccanismo chiave, direi forse il meccanismo chiave. Che questo avvenga in modo certo in alcuni disturbi psichiatrici probabilmente non è possibile dirlo, ma che in alcuni modelli, per esempio utilizzabili in ambito animale, si possono studiare alterazioni fisiologiche che stanno alla base di alcuni comportamenti abnormi, incluso quelli di interesse psichiatrico, questo potrebbe essere. Questo è oggi alla portata. Ed è per questo che utilizzare modelli animali su variabili fisiologiche connesse con i disturbi mentali può essere una chiave per davvero far avanzare le nostre conoscenze. Oggi sappiamo molto di come effetti genetici interessano popolazioni, ma è molto difficile sempre tradurre questo tipo di conoscenze al singolo individuo. L'epigenetica potrebbe, una volta che viene identificato uno o più geni che sono soggetti a questo meccanismo, permettere uno studio che avvicina più gli avanzamenti della genetica alla variazione specifica nel dato individuo, nella misura in cui i meccanismi epigenetici possono essere dimostrati rilevanti nello spiegare parte delle cause, per esempio, dei disturbi mentali. Da questo punto di vista, i disturbi mentali non sono diversi da altri molteplici fenotipi complessi che sono le malattie comuni di oggi: il diabete, le malattie cardiovascolari, molte forme di cancro. Non dimentichiamo che i pionieri dell'epigenetica sono stati nell'ambito del cancro. Questo non allunga, accorcia le distanze fra le malattie psichiatriche e le malattie internistiche, perché sappiamo che per quanto siano naturalmente diversi i fenotipi, i meccanismi alla base sono approssimabili, nel senso che sono dei fenotipi complessi e con un armamentario simile ci si attrezza a studiarli. Probabilmente i vantaggi che possono derivare dalle ricerche in ambito epigenetico, in ambito psichiatrico, riguardano maggiormente, in prospettiva naturalmente, perché non ci siamo ancora, la terapia. Mi riesce più difficile pensare che siano facilmente traducibili in ambito diagnostico, perché
perché una diagnostica psichiatrica, anche se fosse possibile interamente basarla su conoscenze eziologiche, non necessariamente è desiderabile. Qualcuno, e a buon diritto, ritiene che avviarsi verso una diagnostica psichiatrica maggiormente basata sull'eziologia sia desiderabile, ma anche qualora potessimo basarla solo sull'eziologia, probabilmente avremo più svantaggi che vantaggi. In altri termini, sappiamo che i comportamenti che utilizziamo per codificare le diagnosi psichiatriche hanno una quota di eterogeneità biologica, a fronte dei quali però possono avere una validità clinica. Dunque, tradotto in termini pratici, rispettare una certa quota di indeterminazione nella diagnostica psichiatrica di fatto può essere desiderabile. L'applicazione epigenetica può davvero costituire una rivoluzione in termini di concettualizzazione, in termini di visione eziologica e anche in termini di terapia. Credo che nell'ambito del cancro siano stati fatti dei passi avanti abbastanza considerevoli, naturalmente su condizioni immediatamente più facili da studiare, perché chi studia il cancro sa quali tessuti andare a studiare, sono tessuti accessibili, di varia accessibilità. È chiaro che nel campo del comportamento il tessuto in questione è il cervello, che per definizione non è accessibile nel corso della vita, dunque va fatta naturalmente una dovuta differenza. Io ritengo che conoscere meglio e utilizzare di più l'epigenetica in futuro potrà essere uno strumento chiave per estendere le nostre conoscenze, in prospettiva anche per migliorare l'apparato diagnostico e terapeutico a nostra disposizione.